Vediamo subito la grafica per quello che faremo oggi. 500 g di frolla per biscotti, 200 g di glassa reale bianca, una torta a forma di uovo, 12 cupcake pronti, 300 g di pasta di zucchero bianca, coloranti alimentari di vari colori. Allora, per prima cosa ci facciamo un po' di crema al burro. E la crema al burro è bello, con il burro fuso. Stupendo col burro dentro. Mettiamo il burro e mettiamo anche lo zucchero, zucchero a velo. La dose per la crema al burro è un tot di burro e il doppio di zucchero a velo. Quindi se noi in questo caso abbiamo fatto... Appunto, dipende da quanto ve ne occorre. Se non ve ne serve molto potete anche fare 100 grammi o 200, 50, 100. Perfetto. Noi in questo caso abbiamo fatto 250, 500 grammi. Detto questo, potete insaporirla come vi pare, ma se volete fare una crema al burro un po' particolare, volete mettere dentro un po' di pasta di pistacchio, volete mettere dentro un po' di pasta di nocciola, quello che volete, potete andare ad insaporire la nostra crema al burro. Io l'ho fatta andare un po' alla velocità più alta e vedi qual è la consistenza? Bello! Una crema. Allora, noi abbiamo utilizzato... Li hai fatti tu? Sì, abbiamo fatto degli stampini... A uova. A mezzo uovo. Però adesso se li mettiamo così, tutti quanti dicono, vabbè, dov'è l'uovo? Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, con un coltello, andiamo a tagliare tutto questo eccesso di pasta. Sì. Io ho utilizzato degli stampi in silicone per preparare questi qua. Ok, ho fame, posso mangiare? Certo. Oh. Quindi abbiamo messo un po' di crema al burro in questa parte qua. Yes. La andiamo a mettere anche nella parte sopra e andiamo proprio a chiudere, vedi, in questa maniera. Bello. In modo da levigare, come dire, il vuoto che rimane... Quando li abbiamo fatti così, li mettiamo un pochino a riposare in frigorifero. Come mai? Perché così facciamo in modo che la glassa e la crema al burro che abbiamo messo si indurisca un pochino. Ok. Quindi per prima cosa mi vado a fare la base del nostro cupcake. Sì. Di solito nelle altre volte che abbiamo fatto la parte dei cupcake decorati abbiamo sempre utilizzato della glassa reale. Invece in questo caso comunque utilizzeremo della pasta di zucchero. Adesso tu sarai bravo appena hai finito lì perché noi dobbiamo fare tutta una serie di piccole uova, sì, da mettere nel nostro cestino, perché noi faremo i nostri cupcake come dei piccoli cestini di... Ma dai! Sì, li faremo diventare dei cestini porta uova. Quindi mi vado a stendere la pasta di zucchero, in questo caso utilizzo la gialla come fondo, e mi vado a intagliare... Vabbè, dai, poteva andare peggio. Qualcosina sembra, dai. Mi aiuto prima con un tondo, però poi lo vado a smussare un pochino, perché non voglio che sia proprio esattamente liscio. È vero che poi andremo a mettere un bordino lì. Ma guarda che bell'uovo che mi è venuto. Il secondo viene sempre meglio. Vabbè, se lo dici te. Utilizziamo un po' della crema al burro che abbiamo preparato, ma poca. La utilizziamo semplicemente come collante. Quindi la prima cosa andiamo a tappare qui. Ma questa cosa te l'ho già vista farla qualche volta. Sì, l'abbiamo fatta. L'abbiamo già fatta un paio di volte. A questo punto, con, in questo caso, la pasta arancione, ci andiamo a fare il bordo del cestino. Ah. Quindi mi vado a schiacciare la pasta. Tengo le dita unite, perché se io tenessi le dita in questa posizione mi verrebbero tutti bozzi, vedi? Sì. Invece se le tengo unite fra di loro, evito... questa che problematica. Stupendo, che ho fatto, questo è il più bello di tutti. Ho fatto il mio ultimo vetto. Io nel frattempo sto cercando di fare un cordoncino. Non ce la fai? No, sto cercando. Ma dai, il cordoncino davvero, puoi fare il pacchettino? No, perché dobbiamo fare, ora ti faccio vedere. Fai la cosa qua attorno? Sì, per fare tipo cestino, no? Allora, utilizziamo un po' di glassa, in questo caso utilizziamo la verde perché gli diamo un po' l'effetto... No, ci sta benissimo la verde con quel giallo, guarda come stanno bene. Sono i colori della mia contrada a Ferrara. Guarda che bene che stanno questi due colori. No, devo dire grazie, Ina, perché dopo le puntate speciali che stiamo girando, secondo me mi sarò acculturata... Sì, Mamma mia. Peccato che non ci faranno più lavorare insieme. Vabbè, quello è probabile, però quelle sono un po'. Devo farlo anche con gli altri? Sì, così attacchiamo. Non so se riuscirà a farmi venire così bene come è venuto a te. Vabbè, ma dai, su. L'importante è mettere la striscia, no? Sì. A questo punto, sempre utilizzando la glassa. Sì. E qui ti faccio vedere che c'è. Qua dentro ci va le ovette. Gli ovetti? Il problema è che tu hai fatto due ovetti. Cioè li ho fatti piccoli? Piccoli e pochi. Che noi qua mettiamo tipo un po' di verde. Sì.
per dare un po' l'effetto, come dire, no? Vabbè, adesso ne faccio degli altri, non ti preoccupare. Ma io, chi si preoccupa? Tanto vediamo qua, se questi qua bastano per riempire un cestino. Figurate. Non bastano? Proviamo e andiamo a posizionare le uova, le nostre ovettine dentro. Magari le alterniamo un po' di colore. In questo caso non utilizziamo l'arancione perché abbiamo utilizzato... Certo. Ora, sempre con la pasta di zucchero, ci facciamo dei piccoli fiorellini che andiamo comunque a posizionare sulla base del nostro... Proprio il tuo mondo la decorazione, Vale, eh? Beh, sì. Nel frattempo ci decoriamo anche i nostri biscottini. Quindi sempre il solito sistema, abbiamo già il nostro biscotto con lo stesso stampino che abbiamo utilizzato per realizzare il biscotto. Ci siamo ritagliati nuovamente la sagoma. Sì. E abbiamo in questo caso il nostro coniglietto. Biscotti. Ecco qua, quindi nel caso del biscottino ho fatto esattamente come vedi. Ho fatto tutto il bordo e adesso mi vado a fare i particolari dentro. Quindi le orecchie. Quindi questo è il coniglietto e questa è un'idea per fare un decoro del coniglietto. Abbiamo qui, sempre come al solito, un po' di zucchero a velo, io me lo tengo un po' da parte così cerco di non disturbarti. Schiaccio parzialmente la pasta di zucchero, vedi che non vado oltre. Vado a fare delle piccole decorazioni direttamente sulla pasta. Osservami mentre faccio questo, perché sennò poi ti perdi tutto. Ma secondo te riesco a fare tutte le cose insieme? Neanche una riesce a farne. Appunto. Vado a fare un piccolo cordoncino, sì, per esempio. Come quello di prima. Come quello di prima, però adesso ti faccio vedere. Ecco, tipo, lo appoggio così sulla pasta di zucchero. Sì. Dai. Adesso andiamo con un po' di attenzione a schiacciare il tutto. Sì. Sperando che i fiorelli, perché dovremmo, non, io non voglio mettere collanti particolari perché altrimenti andiamo a rovinare il tutto. Ah, sì. Quindi vedi? Mi qual piace. È l'effetto? Stupendo. Quindi noi adesso, senza che ci allarghiamo molto, sì, ci prendiamo quello che è il nostro ovetto e cerchiamo di prendere, vedi, più decori possibili in questa maniera. Ma dai! Guarda quanto è simpatico, perché noi adesso lo andiamo ad attaccare sopra, vedi, il biscottino. Sopra il biscottino. Che facciamo ora? Ora ci decoriamo le uova. Quali uova? Quelle che io prima ho riempito le con, tanto, tridimensionali, con tanta capacità? Sì. Quindi, come al solito, ci prendiamo la pasta di zucchero bianca. Ci stendiamo bene la pasta di zucchero perché dobbiamo ricoprire interamente il nostro uovo e dovremmo cercare di evitare di fare delle pieghe, quindi cercate di stenderlo abbastanza ampio. Come al solito abbiamo un po' di marmellata di albicocche. Faccio io, come dico io. No, vabbè, non è un problema. O anche meglio, come dico sempre, la gelatina, perché sì, la gelatina non ha i pezzi, quindi è ancora più idonea, perché se ci sono pezzi di frutta che non avete eliminato, vi rimangono anche in questa, in questo momento. Il nostro compito sarebbe di cercare di fare il meno pieghe possibili. Possibili. Quindi non è facile. Non è facilissimo. Con il coltellino vado a tagliare, taglio sempre un po' più in fuori, perché qua se Perfetto. C'è bisogno posso incollare nuovamente. Quindi a questo punto abbiamo il nostro ovetto. Sì. Bello. Ti piace? Sì. E possiamo tranquillamente fare questa cosa. Fare la striscetta attorno? Sì, facciamo un bel bordino intorno. Nastro? Sì. Adesso sempre con un po' di glassa reale. Tutta la parte lì. Devo fare la parte di collante. Quindi ovviamente. Ce l'hai in maniera abbastanza veloce. Senza sì, sì, fare... no, anche perché... Viene tutta insomma... coperta, viene quella sì, parte lì. Sì, sì. Eccoci qua. È molto più carino. Io e Valentina Gigli vi vogliamo tanto bene. Vi auguriamo buona Pasqua. Pasqua.